Il palo Shaolin è un attrezzo molto pratico nelle arti marziali che si può utilizzare in tanti modi. La versione conficcata al suolo è quella meno utile perché al massimo si può allenare per il Kao. 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 Mentre invece è interessante la versione con una pietra circolare sotto. Il mio amico Debbie Umuru creò questo sistema, inventò questo sistema di riempire un pneumatico con del ferro e delle pietre di fiume e cementarle. Il peso medio va dai 110 ai 150 kg. Quindi è una leva vantaggiosa, quindi si sposta con relativa facilità. Man mano che ci avviciniamo verso il basso comincia a essere una leva vantaggiosa, quindi addirittura qui addirittura cominciano a essere. Il palo non si colpisce come un sacco, gli si dà dei colpi alla boia, non serve a niente, c'è il sacco per questo. Il palo è molto utile come feedback, come test della qualità del movimento. Guardiamo ad esempio il calcio frontale. Non veloce, si appoggia, si spinge solo con la pancia, si mantiene la posizione e soprattutto non vince lui quando ritorna. Non mi faccio vincere, non mi faccio spingere indietro, ma lo risucchio piano piano, sono io che comando, sono chi. Molte persone si sono fatte male col calcio frontale, prendo il calcio, parte il piede e il palo arriva forte. Mai farlo con le mani indietro, sempre con la guardia in modo che si possa assorbire in caso di che slitti il piede, si possa assorbire. Altro errore tipico è quello di spingere col viso, non è arte marziale, non è arte marziale, spingo con la pancia, non col viso, non col corpo, con la pancia. Calcio laterale molto interessante, medio e facile, comunque guardate vuole vincere e si richiama piano piano. I problemi quando diventa il calcio laterale al ginocchio, cioè basso, in cui la leva è molto svantaggiosa e quindi si sentono tutti i piedi. Come vedete vince lui. Vediamo se con un grappling migliore. Eccolo qua. Se il piede non è girato non ci si riesce, soprattutto nel ritorno. Si sentono tutti i piedi. Il rivestimento serve per dare un punto di riferimento nei bersagli, come bersagli. Abbiamo l'alto, abbiamo il medio, abbiamo il basso, molto molto utile nel Cali filippino, nella doppia sciabola cinese, veramente un oggetto che con poca spesa dà anni e anni di soddisfazione nelle arti marziali. Un grande amico.